Buongiorno, sono Olga Mazzoni dell'ente del turismo del Massachusetts in Italia e oggi sono qui con voi con Volo Online per raccontarvi alcune cose speciali di donne altrettanto speciali del Massachusetts. Oggi parlerò di Maria Mitchell, nata nel 1818 sull'isola di Nantucket e morta nel 1889. Chi era Maria? Maria è diventata un'astronoma statunitense importantissima che utilizza a Nantucket nel 1847 un telescopio e scopre una cometa che in seguito divenne nota come la cometa di Miss Mitchell. Donna molto indipendente, combattiva, originale, diventa improvvisamente un personaggio pubblico. Ma la sua vita è alquanto curiosa, perché Maria nasce in una famiglia di Nantucket di quaccheri, in un'isola dove gli uomini erano scarsamente presenti nelle case perché erano navigatori, marinai, balenieri. Maria si dedica quindi nel tempo libero, grazie all'assistenza anche del padre, che l'aiuta ovviamente nei suoi interessi, a cominciare a perlustrare le stelle dal tetto di casa sua con un telescopio e soprattutto a prendere appunti e a studiare, ad applicarsi. Quindi, diversamente da tutte le altre ragazzine e bambine, comincia a imporsi come presenza femminile nel campo delle scienze che era dominato decisamente dagli uomini. Quindi, dopo il 47, avvista una nuova telescopic comet 5 gradi sopra la stella polare. Fonda una scuola addirittura alla giovane età di 17 anni e poi, evidentemente, riesce a attirare l'attenzione. Tanto che nel 1849 il padre la conduce con sé a Boston e diventa il computer ufficiale che calcola le tavole per lo US Nautical Almanac. Le viene assegnata addirittura l'orbita di Venere e a 32 anni diventa la prima donna eletta all'American Academy of Arts and Science e la prima a far parte dell'American Association for the Advancement of Science. Grandi tappe, evidentemente. Viaggia, viaggia in Europa, viaggia in tutto il mondo, ma arriva anche a Roma. E qui c'è una storia particolare perché scopre Maria che l'osservatorio in Vaticano non consente l'accesso alle donne. Riesce però insistentemente a ottenere un permesso diurno da padre Secchi, diurno, quindi lei poverina non poteva osservare le stelle in notturna. Nel 1878 guida addirittura una spedizione femminile con le sue studentesse per osservare un'eclissi solare a Denver, in Colorado. Viaggia addirittura per 3.000 km sulla strada ferrata appena completata, la Pacific Railroad. Campeggia e monta i telescopi nelle praterie con vista sulle montagne rocciose. Oggi, se volete scoprire la storia di Maria Mitchell, andate a Nantucket, sull'isola dei balenieri. Qua visiterete la sua casa, dove lei ha vissuto, e soprattutto potrete riscoprire i suoi ambienti e trovare un sacco di testimonianze. Ricordatevi che Maria, quando si muoveva insieme al suo taccuino, dove prendeva nota. Nella sua casa troverete il suo bel telescopio e troverete tutti quelli che sono i riconoscimenti a Maria Mitchell. Nantucket. Viva le donne, viva la scienza!